ci stiamo organizzando tra di noi, non chiediamo niente alle istituzioni. Rivogliamo le nostre case come erano, e le case vecchie che non sono abitate e che le persone non se le occupano, che venissero demolite. Centro storico di Montorio Alvomano transennato e zona rossa dopo la scossa di domenica mattina. Scossa che, oltre a un evidente stato di agitazione nei residenti, ha creato lesioni ad edifici in parte già lesionati dal sisma del 2009. La piazza principale quasi deserta. Dal terremoto del 2009 dell'Aquila, che le ricostruzioni purtroppo non sono partite, dovevano partire e quindi si sono aggravate. Ci sono delle case, tipo io qui c'è la casa di mio padre che purtroppo già aveva una B, e c'è stato lo sgombero del negozio. Io adesso ho una nuova struttura che regge perché è di cemento armato e quindi siamo ancora qui. È brutto perché il paese è deserto, nel centro storico le persone sono andate tutte via e ci restiamo solo 3-4 famiglie che ancora reggiamo. Da subito attivo il centro operativo comunale, il sindaco ha diramato un'ordinanza di sgombero con tutte le famiglie coinvolte, ancora in corso accertamenti sugli edifici e nel frattempo si pensa alle necessità più immediate come l'arrivo di nuovi posti letto. E i numeri tendono a salire, adesso stiamo occupando soprattutto di quelli che hanno ordinanze già di sgombero e delle persone con disabilità. E al momento sono diverse, qualche centinaio di persone che di fatto abbiamo fuori dalle case con ordinanza già, a parte il centro storico dove già c'erano danni e quindi sono stati alcuni distacchi, quindi crolli parziali, nella zona di Leognano, Villa Cassetti, la zona nuova di Montorio, vicino a fianco alla zona PEP, ci sono stati diversi danni, anche abbastanza evidenti da un punto di vista strutturale. Tra i campi di accoglienza allestiti per l'emergenza, il palazzetto comunale ha aperto le sue porte a più di 100 persone. La protezione civile ha fatto un resoconto delle prime 24 ore dall'emergenza. Ieri notte hanno pernottato qui circa 100-150 persone. Abbiamo bisogno purtroppo di ancora di lettine e di brandine per accogliere tutti, perché comunque qualcuno si è dovuto adattare con coperte, quindi mettersi appunto per terra. Tutta la comunità si è unita prestando soccorso e offrendo il proprio aiuto. Cerchiamo di collaborare noi tutti insieme a fare fronte a questa calamità che ci ha colpito tutti quanti. Cosa dire? È stata una cosa inaspettata per tutti e cerchiamo di essere collaborativi insieme agli altri, compreso lo staff del Montorio Volley. Abbiamo messo a disposizione tutti i spogliatoi, i bagni, docce per la protezione civile, abbiamo allestito i campi che avevamo, abbiamo tolto l'attrezzatura nostra per, diciamo, mettere le brandine agli sfollati.